Nicola Pagliuca, sono passati 26 anni, ma questo evento ogni anno diventa sempre più importante. Sì, sicuramente è un fiore all'uccello per la città di Melfi e tutti dobbiamo collaborare perché questo evento possa continuare nel Ci tempo. credette quando era sindaco? Assolutamente sì, era appena iniziato, ho ereditato una storia che era proprio agli albori e mi ha fatto piacere, come dire, continuare ad investire e oggi vederlo, come dire, arrivato a questo punto, che non è un punto di arrivo, però lo chiariamo per tutti quanti, no? È sempre un punto di partenza, bisogna continuare a crescere. E vedere intorno a Federico II, la ricostruzione di una nuova Melfi e della Melfi del futuro è una cosa in cui ho sempre creduto. Io ho detto sempre che a Melfi il grande assente, stranamente, è proprio Federico. Nonostante questa presenza imponente come il castello e tutta la storia, insomma, che lo circonda, però, ahimè, l'errore commesso nel passato è stato quello di non aver investito fino in fondo. Tempo per riparare. Assolutamente sì, quello che sta succedendo, infatti questo convegno per il quale bisogna ricordare, insomma, Nonnino Loviano che è stato il primo ad aver pensato, ad aver individuato questa nicchia fondamentale per poter, come dire, guardare al futuro e intorno a questa nicchia bisogna però, ecco, recuperare tutta la storia che riguarda Federico e che ci appartiene, di cui noi siamo discendenti naturali, quindi dobbiamo assolutamente reinterpretarla in chiave moderna.